lato ovunque intorno, puoi mettersi in da adesso l'abbacchio dentro al forno. Ho messo la maglietta tua di lana, ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao. Il commissario tecnico mi chiama, ciao ciao, ciao mamma, vedrai che vincerò. Ciao mamma. In collaborazione con Daga, serramenti per passione. Certo che in questa sigla il commissario tecnico mi chiama, e, insomma, c'è da capire chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, ma soprattutto con qualche lacrima sul viso, ogni tanto il dispiacere ci sta per la beffa finale di quello che è successo ieri all'Allianz Arena. Ya, questi tedeschi sono cuchi, non mollano mai, segnano gol anche all'ultimo secondo. Vabbè, è andata così, sarà per la prossima volta. Bisogna cercare di sorridere anche quando le cose per i tifosi vanno male, ma in ogni caso, come al solito, il nostro motto del giorno, ovunque voi siate, comunque la pensiate, benvenuti a Ciao Mamma alle 10.31 del 17 di marzo, quindi con solo 3 giorni all'inizio della primavera di questo anno domini 2016. Il benvenuto a tutti voi, cari amici telespettatori, ma soprattutto il benvenuto a questi due cari amici che insomma stanno ottenendo veramente un successo clamoroso, le loro ricette sono richieste da tutti e insomma sono stati fra i primi a venire qui con noi e ritornano Renza e Nano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi chiamo ragazzi? Sì, sì, no, ragazzi un po'. Di una volta. No, devo dire che quando vanno visto arrivare in studio i nostri tecnici hanno già cominciato a leccarsi i baffi, perché sanno che quando arrivate voi ci sono dei bellissimi manicaretti, gustosissimi, ma soprattutto in quantità industriale, come tu sei abituato a fare. Cosa avete fatto di recente, Renza, Nano? No, so che l'ultima volta hai parlato di pranzo per 500 persone, 80 uomini. Sì, perché... lui fa da mangiare nella nostra contrada, anzi adesso li devo salutare perché ci hanno accolto al garofano proprio. Dove abitate voi? Dove abitiamo noi. Ha fatto come la sfilata, buttati i coriandoli dalle finestre perché sono arrivati. Ci hanno accolto benissimo tutti e li dobbiamo salutare perché ho avvisato bene, tutti fatto bene. Che oggi un audience, aspettiamo il telefono. Dobbiamo salutare... la Maffi, il nonno Renzo, la Tiziana, Giorgio, la Maria che abita di fronte a me con la Dilve, che mi ha detto dimmi quando vai che ti devo guardare. Poi devo fare un saluto speciale a una mia amica che si chiama Turnes. Turnes? Ma che nome è Turnes? Da dove Turnes. Sembra una valle delle Dolomiti. Che ci conosciamo da tantissimi anni, non sta tanto bene e devo fargli un saluto speciale. E tanti auguri. E tanti auguri anche da parte di Nano. Poi c'è Imer, la Daniela, l'Anna, Mauro, praticamente tutta la contrada che sono nostri amici. E Nano va a fare, quando vincono, fanno una gara in settembre che si chiama La Spada dei Contrari. La Spada dei Contrari? No, spiegale queste cose perché qua siamo... Allora, veramente... in settembre, tutti gli anni, si disputa, si vince una spada, è una gara. Tipo la spada nella roccia? Di giochi medioevali. Ah. Allora, sia i ragazzi giovani che quelli di una certa età, noi per esempio andiamo a far da mangiare... Abbiamo la locanda del gnocco fritto. Ah, ma tutto il gnocco fritto sei specialista. E poi le altre contrade di Savignano, c'è Mulino, c'è Doncia. Sì. E fanno dei giochi. Ah, giochi tipo medievali, cioè ricostruzioni di antichi giochi. Tira la fune. E quelli che vincono la spada fanno da mangiare per tutte le altre contrade. Oh, però, allora è una bella fatica. Lui lo fanno vincere perché sa che è capace di cucinare. Nano, ti fanno vincere così prepari tu. L'ho pensato anch'io quello, perché poi l'ho vinta tra anni dietro fila e allora...
loro, cioè, beh, ci va la spada veramente. Dopo ma come qual è il gioco? Com'è il gioco della spada? Spiegami, sono curioso. No, la spada è un simbolo. Ah, è un simbolo. È un simbolo tra però è una spada. Che, sì, una bella spada. E fanno tanti giochi. No, pensavo che fosse presente tipo la spada nella roccia. No, ma la è proprio una spada grandissima che la portano. C'è già chi ti vuole salutare, Renzo. Sì. Una telefonata per il signore, ma andiamo, il signor Nanno, c'è una telefonata per lei, con questo brizzolato che fa tanto, esatto. È vero sexy. Buongiorno, vediamo. Con chi parliamo? Pronto, parli pure. Pronto, sì? Senta, io voglio fare una specie di remand. Deve sapere che io sono un insegnante in pensione e del 1959, 60, 61 insegnavo a Zocca e precisamente ai boschi di Missano e conoscevo un ragazzo che si chiamava Nano. No! Sì. Dai, ma chi è? Ma è la tua maestra, no? Ma non ho parole. Mi chiamo Graziana. Graziana di cognome? Signora di cognome? No, non ero la sua maestra. Lui era un ragazzo circa della mia età, perché sì. Avevo 20 anni allora. Faceva le scuole serali, forse. Ah. No, le scuole, la scuola proprio, abitava i boschi di Missani, sì. Si chiamava Zanni. Sì. Ma cos'è, la tua compagna di scuola, eh? La tua compagna di scuola. Graziana? No, magari c'hai anche avuto, anche avuto una storia, Nano, e non ti ricordi. Si chiamava Zanni? Sì, Zanni Adriano. Aveva una sorella Paola? Sì. Ma siamo, caramba, che sorpresa qua, non so. Sì. Io dormivo nella casa di fianco dove abitava lui. Madonna, ma qua siamo e veramente... andavamo anche a fare delle serate... al ponte di Samone, sì. Mi ricordo che ballavano. È vero. Accidenti, ma qua no. E mi accompagnava delle volte su a Zocca dove io prendevo la bicicletta e andavo a casa. Sì, allora qua... No, però ancora non conoscevi l'Arezzo, giusto? No. Ah, ecco, qui sono peccati di gioventù. È un piacere che si ricordi di te. È vero, gentile. Dovresti tenerti... Le dico signore, era un bravo ragazzo. Ecco, mettiamo i puntini sulle i. Grazie. È una carambata incredibile. Grazie tanto. Poi infatti sono stata 3 anni nella scuola lì. Era una pluriclasse dove avevi i bimbi dalla prima alla quinta. Pensa. Ma ragazzi, sì, giù, cioè, questo è tutto diciamo, qui andiamo a scoprire. A casa avevo giusti, sua giù. Sorella Paola che era più giovane, sì. Vabbè, sì, la Paola più era giovane. Da un ragazzo. Bene, ma qua potremmo farci un romanzo, costruire una storia. Guarda, è una sorpresa. Comunque, veramente. Signora Graziana, noi ovviamente dobbiamo proseguire con il nostro menù e quindi la ringraziamo. Grazie tantissimo, una bella sorpresa. Di avermi risposto perché ero indeciso se telefonare. No, ha fatto benissimo. Altro che bene, sì. La signora è bravissima. Infatti adesso la vedrà oggi all'opera. Ho rifatto le ricette che aveva fatto per il giovedì grasso, mi ricordo. Sì, per il giovedì grasso. Arrivederci. Vediamo, grazie. Un bacione grande. No, qua siamo, non so se un misto tra chi l'ha visto e... Sì, ma no, caramba, che sorpresa. Per me l'hai sempre detto. Sì, infatti, quella ragazza che... Perché quando andavano a scuola c'erano tutte. Lui aveva la Paola, Franco. C'erano mie sorelle e mio fratello. C'erano in 11, perciò sì. La classe di 11? No, fratelli. Ah, 11 fratelli. Sì, noi eravamo in 11. Madonna. E andavano a scuola tutti in quella casa che era loro. Era una contrada lì dove abitavo io, si chiamava Pianezza, che è sotto Missano di Zocca. E lì avevamo anche la scuola, infatti mi ricordo, c'era una ragazza di Zocca che vorrei dire, che se mi ricordo bene, era la figlia del...
vabbè. Comunque, insomma, ti attenzione quella ragazza lì. E quella lì, e quella lì. Ti piaceva anche, magari ci hai fatto il filo. No, secondo me veniva con me, perché io da ragazzo così andavo anche a scuola, però lavoravo anche. No, vabbè, però no, non quello che ci interessa noi se ci hai fatto il filo o no. Il resto chi se ne fa? No, ci hai fatto il filo? Non ti ricordi? No, so che veniva con me, perché io portavo, andavo a prendere il latte, no? In montagna, andavo a prendere il latte dai contadini con un mulo. Non è che se andasse con la macchina, perché le strade non c'erano. I sentieri, e allora c'erano i bidoni di fianco, è vero, e poi in mezzo c'era la sala, cioè la sella del cavallo erboivoro, e si andava a sedere sopra. Allora so che delle volte veniva con me, eravamo in due a cavallo su. Delle volte veniva con me, perché al pomeriggio verso sera lei non faceva scuola, faceva fino a l'una. Madonna, come fa a ricordarti queste cose di 50 anni fa? 50, portai di 60. Ah, 60. No, mi ricordo, perché era anche una bella ragazza. Ah, ecco, vedi, era qui che ti volevo. Me la ricordo perché era una bella ragazza. Sì, perché lei aveva la mia età, 18-20 anni, ma era già anche allora. Cioè, una bella statura. Mi è piaciuto questo inizio di trasmissione, perché con Nanno siamo andati. È stata carinissima. Ma vabbè, allora. Oggi musica, un po' di videoclip, tra l'altro vedremo l'immagine in anteprima di quello che è successo l'altra sera, dove abbiamo partecipato insieme alla serata di Patrizia Ceccarelli con Marco Dazzi, ma soprattutto andiamo con la cucina. Se la regia magari ha pronta già la prima ricetta, oggi da dove cominciamo, Renzo? Allora, cominciamo dalla ciambella, perché ormai è una tradizione. Ci hanno sfiancato a chiedere la ricetta della ciambella. Quando vengo qua a fare la ciambella. La devi fare per forza. Oggi mi hai detto che fai una variante. Faccio una variante un po' di due colori. Vabbè, allora vediamo che cosa serve per la ciambella. Se leggi lo dici tu, se no lo dico io. Va bene. Ci arrivi, no? Un chilo di farina, sei uova intere, un bicchiere di olio, due bicchieri di latte, 300 grammi di zucchero, una bustina di lievito da un chilo. E variante, abbiamo messo una variante. Una variante che ci metto un po' di cacao zuccherato. E poi faccio delle macchie. Viene la ciambella macchiata. Allora, vediamo di fare questa ciambella e di spiegarla nei particolari. Devo dire un'altra cosa, Fulvio, che l'hanno chiesta. Devo dire il diametro della padella. Perché è fondamentale? Ma perché, sai, l'hanno chiesta, hanno detto, perché se facciamo metà dose. Allora, questa per un chilo il diametro è di 30. 30 centimetri. 30 centimetri. Ecco, la possiamo anche inquadrare, questa padella già rivestita con la carta da forno. Sì, ci ho già messo la carta da forno. Questa è una padella, naturalmente se avete il televisore in 16 9 la vedete perfettamente, è rotonda, se no magari l'avete un po'. Comunque questa è una padella di 30 centimetri, diametro 30 centimetri, quindi possiamo anche calcolarne la superficie, bisogna fare 15 x 15 x 3 14. Non andiamo a complicare le cose, padella di 30. Se no, se volete la circonferenza della pentola fate 30 x 6 28. Allora cominciamo. Allora, io non peso mai niente. Perché ormai ce l'hai scritto nella testa. 300, sì, ce l'ho scritto nella testa. 300 grammi di zucchero. Poi le uova. Sei uova. Non fare come Moreno ieri, che ha provato a romperne una e l'ha praticamente distrutta. Non è il suo genere, è vero. Domenica, ricordi che con le uova, quando lo vedrai alla Villa dei Glicini, ricordi che non è il suo mestiere rompere le uova. Quindi 6 uova in 300 grammi di zucchero. Sì. Questa è la ciambella. Signori, prestate attenzione, perché questa è la famosa ciambella della Renza. Ci avrete chiamato non so in quanti per avere di nuovo la ricetta, però guardate come si fa, perché non è importante solo avere la lista degli ingredienti, ma anche, è vero, quello che è la manualità per usare. È vero, Renza? Bisogna anche saperli impastare bene. Poi. No, ma per quello lo so fare tutti, però... Visto che ci hai messo gli ingredienti ieri, chi la vuol fare insieme a me? Esatto, l'abbiamo pubblicata ieri. 336. Ecco. 6 uova. Allora. Poi, questo è lo sbattitore. Nano. Sì. Devo attaccare la spina, sì, Nano, se no non... Ma io sono il secondo. Sì, d'aiuto, sì. Comunque,
Ringrazio anche tutte le signore, Fulvio, che sia alla tua festa di compleanno e anche nelle altre serate mi chiedono, mi fanno i complimenti, mi chiedono le ricette, mi fanno vedere sui telefonini quello che hanno fatto loro per vedere se va bene. Per vedere, guarda, sono carinissime, tutte mi salutano, mi dicono: signora, è andata a far da mangiare, è stata così brava. Io le ringrazio tutte. Bene, no, se ti dimentichi qualcuno, fatelo venire in mente, perché le vogliamo veramente salutare tutte. Cosa ci stai aggiungendo? Un bicchiere d'olio. Allora, questo è un bicchierone grandissimo, non l'ho riempito. Allora, quindi questi saranno 100-150 grammi, nano. Comunque quant'è? Un bicchiere normale, un da, bicchiere vino, da vino, normale, ma non pieno. Lo aggiungo extravergine all'impasto. Va bene anche di oliva, però questo qua era extravergine. No, volevo sentire dalla regia se il rumore di questo sbattitore, frullatore, influisce sulla voce della Renza. No, si sente bene. Tutto bene. Poi, dopo l'olio, una stessa quantità più o meno di latte? Sì. No, di più, lo facciamo pieno. Un bicchiere da vino. Di latte ce ne vanno due. Ah, due bicchieri di latte. Di olio uno, di latte uno non pieno. Però anche qui ci metto la misura. Ci metto la misura. Ecco, perché questo è un bicchiere molto grande. Poi la farina. E intanto continui a sbattere? Sì, perché va fatto tutto no, lei. Dai la mano, ci sono due mani, apri la farina. No, dopo se sbaglio qualcosa, la colpa è mia. Fa. Ormai sono farina fatto. Quanta? Ad occhio, finché l'impasto... Lei, sì, Qua ci vuole l'occhio... L'occhio vuole la sua parte, dappertutto. Esatto. Quindi, ricapitoliamo, 300 grammi di zucchero, 6 uova... 300 grammi di zucchero. 300 grammi di zucchero. 6 uova, un bicchiere di olio, 2 bicchieri di latte. Qua c'è scritto 1 chilo di farina, vuol dire che ce la metti tutta quella? Più o meno. Adesso vedo, di solito per farla rimanere bella morbida non ce la metto tutta. Perché l'impasto mi piace che rimanga bello morbido. Adesso vediamo, perché a seconda della farina. C'è della farina magari che... Ecco, mettimi dietro un pochino. Ecco, questo è l'impasto. Abbiamo finito con gli ingredienti, non ci devi aggiungere più niente. No, ci devo aggiungere le dosi. Ah, le dosi. Allora, vediamo le dosi. Poi mandiamo un piccolo break mentre dopo tu dovrai impastare, suppongo. No, è già posto così. No, no. Allora, fai una cosa. Manda il break mentre... Mandiamo il break. Allora, direttamente, mandiamo il break, ormai sta diventando televisivo, una regista. Sì, allora. Cioè, tra l'altro qua vedete un uovo di Pasqua, questo uovo di Pasqua dopo sarà vostro, perché faremo un piccolo quiz e vi regaleremo questo uovo di Pasqua, visto che fra una decina di giorni, giustamente, anzi no, esattamente 10 giorni, sarà Pasqua, la Pasqua del 2016. Andiamo a vedere come si sono comportati Patrizia Ceccarelli e Omar Codazzi, erano l'altra sera insieme al Piteco, questa è una bella canzone che porta il titolo di Ti lascerò. Anna Oxa e Fausto Leali in questa bella interpretazione di Patrizia Ceccarelli e Omar Codazzi. Eccoli qua per voi. Ok. Fausto Leali, io faccio Fausto Leali, te fai Nox. Faccio Annina. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei. Farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni
con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno ancora più grandi degli amori che verranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò credere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Patrizia! Ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò. Bellissima, bellissima canzone, bellissima interpretazione, Omar Codazzi e Patrizia Ceccarelli per la prima volta insieme, quindi una novità che Ciao Mamma vi presenta in anteprima. Allora, stavamo parlando di questo uovo, poi torniamo dalla nostra Renza che sta preparando la famosissima ciambella, quindi seguite attentamente tutte le istruzioni. Però questo uovo lo devo ricordare perché fra un po' ve lo regaleremo, faremo un piccolo quiz. Vi ricordo che Telereggio e l'Emporio del Cioccolato di Reggio Emilia vi regalano tante uova di Pasqua. Vi ricordiamo che all'Emporio del Cioccolato troverete un grande assortimento di uova pasquali a prezzi vantaggiosi con sorprese meravigliose. Inoltre colombe, uova decorate, campane e altre idee regalo, tra cui uova Caffarel, Maiani, Flamini, Baratti e Milano e Fiasconaro. Emporio del Cioccolato è a Reggio Emilia in via Tito, laterale di via Gorizia, zona Casamatti. Con Telereggio ed Emporio del Cioccolato la Pasqua è più dolce. È aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Domenica 20, quindi fra tre giorni, è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Dal 21 al 26 marzo per la settimana di Pasqua, orario continuato. Quindi ricordate l'Emporio del Cioccolato. Renza, allora abbiamo creato l'impasto con le uova, lo zucchero e la farina. Ho messo la dose da un chilo. Dose da un chilo. Da un chilo. È pronto. Io ne vuoto. Questa è la famosa ciambella, ci avrete telefonato quasi in tantissimi. Quasi tutto. Quasi tutto? Perché non tutto? No. Ah, perché ne serve un po' dopo. Perché qua mi serve per metterci il cioccolato. Ah, ecco, facciamo la variante oggi. Allora, questa cosa che stiamo mettendo no, non fa parte della ricetta originale, però se volete... Sì, è una... allora,
La ricetta originale sarebbe tutto. Già finita. Allora, visto che l'ho già fatta tante volte, oggi facciamo una variante. Facciamo una variante. Allora. Ma cerchi. No, guardavo se ne mettevo. Mo sì, dai, facciamo così. Ah, in quel po' che c'è rimasto? In quel po' che c'è rimasto ci mettiamo un po' di cioccolato in polvere. Dopo asciuga c'è. E ancora provvediamo a. Poi lo mischio ben bene. Lo mischio ben bene. Eccoci. Questa è la variante, eh? Il ragù di salsiccia, quando l'hai fatto la volta scorsa? Sì, no. Io con tutte queste ricette per benzina. Allora. Quello è facile, aspetta. Quello è facile. Aspetta, dopo lo spieghiamo, facciamo finire la ricetta. Prima devo mettere tutta... Inquadriamo questa situazione, Manuel. A cucchiaiate, sopra alla ciambella. Cioè così a... Delle cucchiaiate sopra all'impasto giallo che ho messo prima. Cioè quindi a fantasia uno ce le può mettere nella forma che decide... Sì, può fare. Che ritiene più opportuno. Perché poi mentre si cuoce penetra dentro. Questa credo no, per le nonne che sono all'ascolto, che hanno dei nipoti, questa l'hai già fatta per i tuoi nipoti, Renza? Sì, io la faccio, ne faccio due o tre alla settimana. E quindi... Perché lo bagnano tutti nel latte. Al mattino da colazione va benissimo. La colazione, ma sì. anche alla sera, quando vengono a casa da giocare, sai che i miei nipoti giocano a pallavolo. Sì. Anche ieri sera Niccolò è arrivato alle 11:30, fa nonna mi prendo una fetta di gnocco, loro lo chiamano gnocco quella ciambella qua. Gnocco, come mi prendo vai? Una fetta di gnocco, ecco, allora, puoi staccare. Ho messo ordini. Tutte delle cucchiaiate sopra, poi ci devo mettere il mio... Croccante. Un bicchiere di zucchero, un goccino di latte. Allora, un bicchiere di zucchero con dell'acqua? No, con latte. Ah, tutto, quello lì è un bicchiere, latte e zucchero. Sì. Un bicchiere di zucchero e ci aggiungi un po' di latte in modo che diventi una cremina, così. Cioè no, abbastanza denso insomma. Sì, abbastanza denso. Quindi latte e zucchero abbastanza denso. Latte e zucchero, poi lo verso sopra all'impasto. Cioè da coprirlo tutto, lasciarci dei... Boh, ce ne rimane anche del... Non fa niente. Ce ne rimane anche del vuoto proprio. Ecco. Poi lo inforno per un'ora. Un'ora? Un'ora a 180 gradi. 180 gradi. Noi l'abbiamo messo un po' più alto perché questo forno... Sì, è un po' più alto. Quei 10-15 gradi un po' li perde. Ecco, io il mio dolce l'ho finito. Nano vuole iniziare a fare le sue penne. E sì, io inizio a fare i cantucci, aspetta un attimo i cantucci, sì, adesso abbiamo la pubblicità, quindi adesso mandiamo la pubblicità, poi cominciamo a fare queste cose. Renza, allora per chi non ti avesse seguito, magari quando la sforniamo ricorderemo, se non avete capito come si fa questa ciambella, perché è atomica, nel senso che ha ottenuto un successo veramente clamoroso, alla pari credo della marmellata di arance che ha fatto... Brancatelli, non so se l'hai seguito l'altro giorno. L'ho seguito un po', infatti la voglio fare. Ah, perché no, non fai la marmellata d'arancia tu? No, la faccio, la voglio fare. No, nel senso che fai tante cose... Quella di arance non l'ho mai fatta, faccio tutte le altre, di ciliegia, di prugna, però quella di arance non l'ho mai fatta e... No, pensavo che tu avessi da suggerire qualche variante, no? No. Buongiorno a tutti e tre, ma Renza che con la ciambella e la sua simpatia... L'ho salutata alla festa di compleanno
Complimenti Fulvio, tutte le mattine la guardo e mi scrivo le ricette, questa è Anna Maria da Molinella. Vedi? Allora, velocemente, avete visto, la torta è molto semplice da fare, però ci sono alcuni accorgimenti. Se mi fai vedere leggermente ancora, lo trovate su Facebook nella mia pagina, nella pagina di Ciao Mamma, però velocemente, che cosa serve per la ciambella? Perché insomma mi pare, visto che non tutti si sono sintonizzati all'inizio, ripetiamolo ancora una volta, poi lo ripeteremo fra un'ora. Quando sforniamo, arriva la ricetta della ciambella? Arriva. Comunque cominciamo con 300 grammi di zucchero. Di zucchero, 1 kg di farina, 6 uova, un bicchiere di olio, 2 bicchieri di latte, una bustina di lievito da 1 kg, sarebbero 2 da mezzo chilo, di solito sono 2 da mezzo chilo. E la variante è il cioccolato. Allora, metodo di preparazione. Questa volta ho messo un po' di cioccolato alla fine. Allora, velocemente, hai messo subito lo zucchero. Allora, subito lo zucchero, 6 uova, continuo a mescolare, un bicchiere di olio, 2 bicchieri di latte, la farina, continuo a mescolare. Ne lasci un po' da parte? No, le due bustine di lievito. Ah, già, è vero. Alla fine verso un po' di impasto giallo nella padella. Ne tengo indietro un pochino, ci aggiungo la cioccolata. Esatto. Faccio delle cucchiaiate, viene tutta macchiata praticamente. Ecco, magari per chi avete capito, l'abbiamo visto prima esattamente come ha fatto, se ve lo siete perso ve lo spiegheremo fra un po'. E alla fine, alla fine un bicchiere di zucchero con un pochino di latte che ci si versa sopra. Quella è la parte più costruttiva della situazione. State con noi, c'è la pubblicità, fra un po' torneremo ad entrare in cucina insieme al nostro nano che ci preparerà che cosa? Le penne passate, veloci. Penne passate veloci. Sì. Nel senso che è un piatto veloce e leggero. I cantucci. Cantuccioni io faccio, i cantuccioni, quelli famosi che si trovano, che vanno bene con... bagnare nel vin santo, si mangiano anche così i miei. E fateli in casa perché Renzo vi spiegherà come fare i cantucci, a tra poco.